Signori, buonasera. Buonasera a tutti. Stasera da Santa Maria. Stasera la diretta la facciamo da qui, da questo punto strategico di Fondi, dove praticamente da piccolo era il mio off-limits, perché io al massimo potevo arrivare da qui con la palla, la domenica potevo andare a malapena alla fontana. La fontana di Santa Maria era anche troppo lontana, nonostante mi fermavo da Mattuccelle a giocare a Focolina domenica. Questo è il vicolo dove è nato via Pietro Zannone, dove è nato Libero di Libero. Non so se c'è una targa, mi sembra che Elena, passata la nostra Elena, una volta l'ha anche inquadrata questa targa. E questa è la fonte delle 10:30 di sera, di un mercoledì sera. Ci vediamo anche di qua, c'è un po' di gente lì in fondo di là. Buonasera a tutte le persone che stanno guardando la diretta in questo momento. Noi siamo a Mofondi, questa è Piazza Mofondi. Questa sera lo facciamo da Piazza Santa Maria, ecco, chiamiamolo così. Questa è la chiesa di Santa Maria. Un saluto da Lina Carnevale, Lina buonasera. Ecco qua, questa è la chiesa di Santa Maria. La navata scrive un barbiere. Dicevamo, Viaggiamo Fondi è uno spazio che abbiamo ideato un paio di settimane fa, andrà avanti fino al 21 settembre, primo giorno di autunno in Italia, in Europa. E ogni sera sceglieremo un posto diverso di Fondi dove appunto dedicare questi 5-10 minuti alla nostra Fondi, prima insomma di salutarci con la buonanotte, con l'appello di Amo Fondi che facciamo da qualche giorno, abbiamo ripreso anche l'appello, che è uno spazio che comunque insomma sta mietendo dei buoni risultati, almeno dal punto di vista dei numeri, per quanto insomma possano essere importanti i numeri in un gruppo come il nostro. Ma buonasera a Giuseppe De Torre della Protezione Civile di Fondi, a Silvana Salemme, a Benito Puglia, a Giuseppe Veloci, a Rosa Contreras, a Luca De Angelis. Siamo già tanti anche questa sera, siamo veramente contenti. Silvana, buonanotte anche a te. Buonanotte a Simona Salemme. Quindi dicevamo, questo è uno spazio che dedichiamo ogni sera, 5-10 minuti in diretta, in uno spazio diverso di Fondi. Domani sera magari andremo finalmente alla piazzetta di Spire, per fare contenta anche la nostra amica Ansa Soscia. Ansa Soscia è una signora di Fondi che vive a Bellinzago Novarese, in provincia di Novara. Un abbraccio anche a Barbara Altobelli che ci dà la buonasera, la dedichiamo anche a te la buonasera, anche a Francesca Di Manno, buonasera Francesca. Allora qui la temperatura è fresca ma si sente che comunque è umida, quindi devo stare attento alla mascherina perché ogni tanto mi sale, mi scende come la pressione. Un saluto anche a Luisa Alcino, a Giovanna Riccardi, Salvatore Pannozzo, ciao Giovanna, buonasera. Ciao Francesca, allora di sopra sono tre immagini, quello a destra del video è il committente di quest'opera, onorato primo Gaetani, onorato secondo Gaetani. Allora, quello che vedete di fronte a voi qua, dicevamo che è via Pietro Zannone. Se adesso entro nel vicolo, faccio vedere una particolarità, questa l'abbiamo scoperta tramite la buon'anima di Gaetano Carnevale, compianto giornalista di Fondi e non solo. Allora, io vado sotto l'arco e faccio vedere una cosa, un saluto anche ad Angelo Addessi, ciao Angelo, buonasera. Che è onorato secondo Caetani, aveva studiato per bene la mappa di Fondi, a differenza mia. Guardate, Marzia Parisella, buonasera, Tiziano Tajani, buonasera. Guardate, la gente, passando da questo vicolo, vedete, girandosi, si trovava proprio di fronte all'entrata della chiesa, quindi era il prepararsi già spiritualmente alla processione o quello che era, trovandosi proprio di fronte l'entrata della chiesa. Ecco perché questa via è molto importante, via Pietro Giannone, dove è nato anche Libero di Libero. Questo è un arco di questo vicolo, vedete, c'è la gente partendo da giù in fondo alla strada di là, ripetiamo quindi questo concetto. Vedete, partendo da lì, girandosi, si trova proprio di fronte l'entrata della chiesa, quindi c'era già una preparazione spirituale all'evento.
era una processione, una messa, erano già pronti, vedete, camminando, erano già pronti a poter appunto entrare in contatto col Signore, ecco, mettiamola così, veramente per un discorso prettamente cattolico, perché comunque siamo davanti ad una chiesa. Questa cosa l'abbiamo scoperta tramite un racconto di Gaetano Carnevale. Gaetano era un giornalista di Fondi, era anche uno storico fondano, appassionato di storia fondana, e raccontava proprio questo particolare importantissimo. Per quanto riguarda il committente a destra, giù sopra l'entrata della chiesa, su tutti i quadri di tutte le opere che sono presenti a Palazzo Gaetani, se ci fate caso, giù in fondo, di solito o al centro o di lato, c'è la figura di una persona che prega, o che comunque c'è comunque un mezzo busto disegnato. Quello era il committente. Praticamente, io facevo un quadro, il committente era Graziella Ferri, facciamo conto, e io mettevo un mezzo busto di Graziella Ferri giù in fondo, perché chi guardava quel quadro doveva sapere che quel quadro l'aveva ordinato Graziella Ferri, l'avevo fatto io, però l'aveva ordinato Graziella Ferri. Era una forma di, non egoismo, edonismo, oppure possiamo chiamarlo anche, no, di esibizionismo, oppure semplicemente era una forma di ringraziamento da parte del pittore, che comunque ringraziava il committente che gli aveva commissionato questo lavoro. Quindi il professor grande di Fossa Lazio, è vero, Franco Varesella, buonasera, Domenico Ferrante, buonasera, Angela Masella, buonasera, buonanotte, Agata Bonfiglio, buonasera, Bonofiglio, buonasera, un abbraccio a Santa Maria Teresa Menichella, Danilo Pezzola, Silvana Marrone, mamma mia, quando ne siete, ma quando ne siete? Saluto anche al compare Maurizio Popolla, ciao Maurizio, buon pomeriggio a te, che abbiamo dimenticato di salutare tutti i fondani che sono in Nord America, in America e in Sud America, perché adesso lì è pomeriggio quasi sera, quindi allora gli auguriamo il buon pomeriggio e la buonasera. Mentre per quanto spostandoci dall'altra parte del mondo, andando in Australia, perché doniamo fondi, facciamo il giro del mondo in pochi secondi, dagli Stati Uniti passiamo all'Australia, auguriamo il pronto buongiorno, un ormai immediato buongiorno ai fondani che sono da quelle parti, perché lì ormai sono le quasi le 8 di mattina, no, sono le 6 e mezza di mattina, quindi ormai siamo veramente prossimi al buongiorno anche da loro. A noi ovviamente non ci resta che augurarci tutti quanti un buon fine serata e iniziare poi a prepararci per l'appello di mezzanotte circa, lo spazio che abbiamo ripreso dopo un periodo di silenzio, uno spazio che dedichiamo a salutarci così in via virtuale tramite un saluto, un mi piace, un wow, un cuore, un abbraccio, un grrr, per esempio. Un abbraccio anche a Antonella Alberoni, ciao Antonella, buonasera, un saluto anche a Rosa Contreras che ci dà la buonanotte, buonanotte anche a te Rosa. Dicevamo quindi un altro spazio importante, poi qualche volta l'abbiamo anche parlato un paio di volte, era Via Argante, è quel vicolo che sta a mezzo vicolo della Palla. Se voi ci fate caso passando dal castello, dove sta la piazzetta dei Santi, c'è un vicoletto che poi sbuca ai vicoli della Palla. Quindi vicolo della Palla, al centro proprio del vicolo, dopo Mattiolo, c'è stato un vicoletto, quello è Via Argante. Quel vicoletto lì era un vicoletto fondamentale, perché la fiumana di persone che la domenica andava a fare la spesa sotto al castello, per andare alla piazzetta di Pesce, passava per Via Argante, perché Via Argante tagliava completamente la piazza e tu arrivavi direttamente, no, alla zona adiacente alla piazzetta di Pesce. Era un altro piccolo particolare che abbiamo scoperto col tempo. I nostri storibandi qui per Fondi abbiamo scoperto anche questo piccolo particolare. C'è la Vergine Maria al centro e c'è un'altra figura che adesso però mi sfugge il nome. Un saluto anche a Laura Mattei e ad Anna Di Lieto, buonasera anche a voi. E ci avviciniamo alla fondana di Santa Maria. Allora abbiamo fatto un po' di cultura, che insomma fa sempre bene. Che poi se ci fate caso, queste vicolette di Fondi, anche il vicolo di fronte a Marcoscello, era un vicolo che poi portava direttamente a Piazza Portavescovo, girando per i vicoletti, andavi direttamente in Piazza Portavescovo. Questa qui è la fondana di Santa Maria. E si ferma adesso Mattiolo, bravo Maurizio, perché poi appunto a quel tempo là San Mattiolo era un punto di riferimento importante, perché la domenica di Natale i genitori si portavano il bambino
questi vedevano i giochi da fuori, dicevano mamma, voglio il gioco, no? E si compravano il gioco. Era anche una scelta di commercio rispettabilissima, ci mancherebbe. Un saluto a Tiziana Calabrese. Questa quindi è la fonte di quasi dei 22:30. Ci sono un po' di giovani fermi qui giù e ci fa sicuramente piacere. Perché almeno abbiamo un po' di vita. Ciao, ciao! Non so chi sia, però insomma abbiamo salutato e va bene così. Dai ragazzi, comunque penso che possiamo anche chiudere qui la diretta di questa sera, che l'abbiamo fatta da Santa Maria, dalla piazza di Santa Maria. Vi facciamo vedere nuovamente la chiesa di Santa Maria. Un abbraccio anche a Benedetta Rotunno, a Maria Sepe. Ciao ragazze, buonasera a voi. Ho un desiderio, spero insomma prima o poi di poterlo realizzare, di poter salire qualche volta sul campanile di Santa Maria e fare qualche bella ripresa su da questo campanile, che sarebbe veramente molto molto interessante. Ciao, buonasera, ciao, buonasera, buonasera. Il presidente della Protezione Civile di Fondi. Maria, è vero, si sta buona davvero, guarda, si sta veramente bene. Sta veramente bene, siamo veramente contenti. Dicevo che veramente ho un desiderio, prima o poi spero di realizzarlo, di fare una passeggiata sopra il campanile di Santa Maria. Vediamo se ce la faremo prima o poi. Non ora ancora fa caldo, ma per esempio adesso vedete queste persone che stanno venendo da qui, girandoci sempre guardando la chiesa di Santa Maria. Vedete, c'è proprio l'entrata, quindi tu avevi proprio di fronte a te l'entrata della chiesa di Santa Maria, quindi era una preparazione anche dal punto di vista spirituale, perché a differenza nostra, Onorato Secondo Caetani aveva studiato molto bene, come ho detto prima, tutti i piccoli segreti di Fondi, quindi era veramente molto importante questa via. Ricordiamo via Pietro Giannone, dove è nato anche il poeta fondano Libero di Libero. E io con questa ripresa, Angelo, guarda, mi sono ripromesso di farlo, non ora perché fa troppo caldo, però mi prometto che se incrocio il parroco in giro, sinceramente vorrei chiedere, anche in fondo, domandare all'esito, rispondere a cortesia. Un abbraccio a Remo Sapio, a Valeria Palazzo, a Nadiba Rest, buonasera anche a voi ragazzi. Quindi io penso che, Antonella, grazie a voi, Antonella, grazie a voi che ci seguite. E ci fa piacere che sono apprezzate queste dirette, perché in fondo la passione poi produce sempre questi risultati. Noi con questi ragazzi seduti sulle scale di Santa Maria, il salotto culturale, come lo chiamava a suo tempo Fernando Secondino, un altro fondano che sta in Australia, ma è come se praticamente stesse a Fondi, perché ha dei ricordi incredibili di Fondi e manca da Fondi da più di 10 anni. Rendetevi conto, insomma, no, di memoria storica può essere quest'uomo. Ovviamente lo ringraziamo ogni volta che ci dà quelle chicche di fondanità, sono sempre molto molto apprezzate. Ragazzi, a tutti vi auguro buona serata, a dopo per l'appello del mezzanotte circa. Ciao!